L'operazione è stata, e devo ringraziare la Guardia di Finanza, oggi vedete qui seduto non soltanto il comandante provinciale Colonnello Buo, ma il generale comandante del nucleo PEF di Napoli, il generale Domenico Napolitano, già nominato comandante provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, ma fino a settembre ancora comandante del nucleo, perché l'operazione e l'attività investigativa ha avuto questa particolarità, sia investigativa diciamo nazionale sia internazionale, di cooperazione internazionale, ma anche di cooperazione diciamo interna alla Guardia di Finanza. Il nucleo di Napoli, grazie veramente alla collaborazione del generale Napolitano, ha fornito un'attività di collaborazione investigativa veramente rilevante al nucleo di Benevento, che è stato diretto dal colonnello Ferraiolo, che vedete qui presente, che poi illustrerà le caratteristiche, diciamo, i profili particolari dell'attività investigativa. Ma quello che ha caratterizzato questa indagine è stata la espansività sia sul territorio nazionale sia sul territorio non soltanto beneventano, ma avellinese e altre province italiane, che poi ci dirà il colonnello, ma da una collaborazione con la Procura Generale della Bulgaria di Sofia, con la quale abbiamo posto in essere una squadra investigativa comune, che si dice in gergo SIC, grazie anche alla collaborazione di Eurojust. Quindi, come dire, sul territorio devo dire, penso sia una delle poche squadre investigative comune con autorità europee, che hanno consentito di procedere come un unico organo investigativo sul territorio nazionale e sul territorio bulgaro. E siamo giunti a questi risultati anche grazie alla collaborazione bulgara, dell'autorità giudiziaria bulgara e della Procura Generale della Corte di Cassazione bulgara, con la quale abbiamo avuto continui contatti e rapporti, non soltanto le squadre investigative, ma direttamente tra noi e la Procura bulgara. Il procuratore generale bulgaro è stato qui a Benevento in un incontro operativo con me, con gli operatori e i magistrati dell'ufficio, e ha prodotto questo risultato anche in relazione ai reati commessi in Bulgaria. C'è stata la cessione di giurisdizione da parte della Bulgaria a favore dell'Italia, per cui noi procediamo anche per i reati commessi in Bulgaria.